Buongiorno a tutti, il nostro tour napoletano parte da qui. Ci troviamo di fronte al Museo Archeologico di Napoli, un tempo il Palazzo della Cavalleria, che è stato nel tempo adeguato ad ospitare una delle più importanti collezioni della una delle più importanti collezioni museali, possiamo dire una delle più importanti d'Europa. Qui abbiamo la collezione Farnese ereditata dal re Carlo III di Borbone, quindi ci sono tantissime statue, c'è gran parte di quella che è l'archeologia romana, quindi possiamo dire che questo è uno dei musei più importanti del mondo. Come potete vedere è un complesso enorme, una struttura gigantesca articolata in diversi piani. Qui si conservano non solo i reperti della collezione Farnese, si conservano anche molti importanti reperti che riguardano anche gli scavi di Ercolano e di Pompei. Sappiamo che dal punto di vista delle ricerche archeologiche la dinastia dei Borbone è stata fortemente impegnata da questo punto di vista e quindi gli scavi di Ercolano e di Pompei hanno portato alla luce gran parte delle bellezze dell'antica Roma, quindi delle città romane della Campania. Quindi proprio qui alle nostre spalle abbiamo questo gioiello importantissimo della storia di Napoli. Di fronte, come vi avevo anticipato durante la presentazione, abbiamo quella che può essere considerata la prima galleria commerciale d'Italia. Avete presente i centri commerciali di oggi? Questo è un centro commerciale dell'Ottocento, la Galleria Principe di Napoli, quindi nasce come centro commerciale. Come potete notare c'è uno stile neoclassico che caratterizza la facciata, la struttura. Anche in questo caso si tratta di una struttura veramente molto ampia, molto grande e sicuramente una delle perle della città di Napoli. Noi adesso incominceremo il nostro tour andando verso il centro antico di Napoli, fermandoci in una delle chiese simbolo della città, la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, un'immagine, quella della Madonna, che nel corso del 600 si è affermata come la Madonna che proteggeva Napoli dalle pestilenze, proteggeva Napoli dal colera che proprio in quel periodo purtroppo infestava la città di Napoli. Quindi una parte dei napoletani hanno voluto la realizzazione di questa chiesa. Quindi da qui ci rechiamo verso la chiesa e mi auguro che l'inizio di questo nostro percorso ci dia già le coordinate di come viverlo e di come, come dire, gustarlo, ok? Quindi buon tour a tutti. Chiesa, siamo di fronte alla facciata di Santa Maria di Costantinopoli, una delle chiese simbolo della città di Napoli. Questa è via Costantinopoli, quindi è una delle arterie che ci porterà nel centro storico di Napoli. Adesso entriamo nella chiesa, molta parte della visita la faremo in silenzio perché non vogliamo disturbare le persone raccolte in preghiera. Vi invito ad osservare con molta attenzione l'altare maggiore, quindi l'altare centrale, che è una realizzazione di uno dei più importanti architetti attivi a Napoli nel 600. Praticamente è un altare, una struttura architettonica, artistica di grande interesse ed è realizzata dall'architetto Cosimo Fanzago, quindi una delle opere più belle ed importanti di questa chiesa. Quindi in religioso silenzio entriamo nella chiesa e gustiamo la bellezza di questo luogo. È veramente meraviglioso. Ok, lo vedete anche da qui, da lontano, e poi potete notare tutti gli stucchi, i decori che rendono questa chiesa veramente un gioiello. È molto importante osservare i dipinti che sono presenti, quasi tutti di fattura barocca, sono per la maggior parte dei casi dipinti del 600, ed è molto importante anche questo particolare, vedete, quello delle finestre delle monache di clausura che potevano affacciarsi qui
seguire la messa senza essere viste, perché la clausura imponeva determinate regole, tra cui quelle di non lasciarsi vedere dalle altre persone, non avevano praticamente un contatto diretto con le persone, ok? Quindi in silenzio vediamo. Allora, qui potete notare come questa fonte battesimale è rappresentata, no? Da questo rilievo che rappresenta il battesimo di Gesù. Qui è Giovanni Battista che battezza Gesù e potete notare la cura di questo luogo, come il passaggio, diciamo, dal momento che non si è ancora battezzati, si ascende, si sale su questa scala, qui avviene il battesimo e si discende da quest'altra parte, ormai, diciamo, con la consacrazione del battesimo. Adesso sul lato destro andiamo ad osservare la bellezza dell'icona di Santa Maria di Costantinopoli, questa bella immagine. Pensate che la leggenda vuole che questa chiesa sia stata realizzata qui perché attraverso l'apparizione della Madonna, che si sarebbe rivelata ad una donna del posto, avrebbe detto a questa donna: fai in modo che si realizzi una chiesa dedicata a me nel posto in cui troverai un'immagine, appunto, che rappresenta la Madonna. Quindi fu trovata questa immagine e a questo punto fu realizzata questa chiesa proprio per celebrare Santa Maria di Costantinopoli. Come sapete, Costantinopoli è quella che era la capitale dell'impero romano d'Oriente. Napoli storicamente è stata sempre legata, diciamo, a questa città, ha fatto parte dell'impero bizantino per tanti secoli, quindi sicuramente vi è un legame con il culto di Santa Maria di Costantinopoli. Ora semplicemente osserviamo l'altare, questa grandiosa opera architettonica di Cosimo Fanzago, osservatela in tutti i particolari perché è veramente bellissima. Allora, come potete notare, alle mie spalle c'è l'abside di questa chiesa che è praticamente a navata centrale ed ha una serie di cappelle laterali, ok? Ne potete contare circa 5. Questa parte dove ci troviamo noi adesso è l'altare, chiaramente, questo laterale quindi è il transetto della chiesa. Alle mie spalle vi è l'altare. È molto importante notare come la chiesa barocca riprende un po' uno scenario simile a quello di un teatro. Se ci fate caso, in molti punti si aprono dei tendaggi realizzati attraverso gli stucchi che mostrano proprio come delle finestre che si aprono sul mondo. In questo caso praticamente questi tendaggi si aprono e invece di trovare le finestre, cosa troviamo? Troviamo dei dipinti che quindi sono un po' un'apertura verso il paradiso, un'apertura verso le icone sante della Chiesa Cattolica, quindi le immagini sacre della Chiesa Cattolica. Ok? Bellissimo il soffitto a cassettoni ligneo, che ovviamente anche questo è semplicemente un'opera di grande valore. Bellissimo il pulpito da cui avveniva un tempo la predicazione, no? Quando non c'erano gli strumenti di amplificazione, le tecnologie, il pulpito aveva questa funzione proprio per la predica, ok? E alle mie spalle potete ammirare quest'opera veramente meravigliosa. Pensate che i marmi sono incastrati tra di loro a formare un vero e proprio intarsio, quindi si tratta di una composizione di marmi policromi. Policromi perché? Perché sono di diversi colori, no? Quindi colorazioni diverse, forme diverse, assemblate a creare questa veramente macchina artistica, architettonica che abbiamo davanti a noi. Bellissime anche le rappresentazioni di questi santi, quindi questo sicuramente è uno degli esempi più importanti dell'attività di Cosimo Fanzago a Napoli. A
ragazzi, ci è capitata l'opportunità di assistere a un momento veramente importante, che è quello del restauro. Il restauro è praticamente il momento della conservazione di quelli che sono gli oggetti sacri, in questo caso all'interno di questa chiesa, sicuramente la conservazione di oggetti che hanno un importante valore storico. Sì. Qui abbiamo una studentessa del Suor Orsola Benincasa che si sta occupando di alcune attività in particolare. Ce ne vuole parlare? Allora, in questo caso io sto restaurando un candeliere, quindi qui si tratta di un candeliere dell'inizio del Novecento, tra gli anni 30 dell'Ottocento. E infatti qui vediamo il marchio dell'argentiere della corporazione degli argentieri di Napoli. Quindi da qui possiamo risalire anche alle date. E quindi è importante scoprire anche i marchi per ricostruire tutta la storia dei lavori di questi artigiani che hanno lavorato dall'età angioina fino ad ora. Quindi si può ricostruire anche la storia attraverso il ritrovamento di questi marchi. E quindi stiamo, diciamo, riportando a nuovo tutti questi articoli, diciamo, sacri. E principalmente in questo caso facciamo, diciamo, lavori soprattutto di pulitura, perché ovviamente questi oggetti sono stati utilizzati, come in questo caso ritroviamo molte zone piene di cera, quindi, perché ovviamente questo era un candeliere, c'era una candela qui e ovviamente cadeva tutta la cera, quindi abbiamo dovuto pulire, vedete, in questo caso. Vedete, queste macchie sono gli aloni che hanno lasciato le sostanze. E poi ovviamente ci sono anche ossidazioni, quindi si è scurito proprio l'argento. Vedo che qui c'è un altro oggetto. Posso prenderlo? Sì. Ecco, prendo tra le mie mani un po' della storia di Napoli. C'è una scritta importante. Che cosa c'è scritto? Allora, questi sono i simboli, diciamo, Caritas, ok, quindi sono praticamente il simbolo della carità, quindi sono principali simboli e principi della Chiesa. Quindi possiamo ritrovare anche diverse iscrizioni della Madonna oppure di Gesù, e quindi questo si applica, diciamo, al muro, alla parete, un applique praticamente. E qui ritroviamo sempre i bolli, e poi questo qui è probabilmente stato a contatto con qualche altro metallo, quindi ha fatto una reazione particolare e si è formata anche un po' di ruggine, quindi forse era a contatto col ferro o qualche altro metallo che ha creato questa... Insomma, un lavoro importante, un lavoro importante, un lavoro di conservazione. Il messaggio che lasciamo ai ragazzi è quello di avere cura del patrimonio storico, architettonico, artistico di questa città, che è sicuramente una delle città più belle del mondo. D'accordo con me? Certo, sì. Bene, continuiamo col nostro tour. Mai la stella lustra e bella se vedete na così, e a chi un lucente e ta chiama l'immagia all'oriente de bresse se scegà cantando de una forma tutta nuova. Una delle cose che vi voglio dire in questa bella passeggiata per Napoli, come vedete, guardate gli occhi al cielo, c'è persino un po' di sereno, no? Anche questo è bello della passeggiata.
quindi ci siamo fermati qui in uno dei posti più importanti di Napoli. Questa è l'Accademia delle Belle Arti di Napoli, come potete vedere una struttura veramente enorme dove si insegnano le arti. Abbiamo visto nel percorso che abbiamo fatto fino a questo momento le tante botteghe di artigianato, di oggetti sacri, di oggetti antichi che sono esposti all'interno di questa, lungo questa strada, e adesso qui all'interno di questa struttura possiamo vedere come la tradizione delle arti continua. All'interno di questo palazzo che avete visto all'esterno celebra una delle rocce che possiamo dire proprio rappresentative della città di Napoli, il tufo, quindi una bellissima facciata tufacea, e all'interno come vedete questo cortile che diventa una sorta di spazio comune, mi piace vederlo come un agorà, dove praticamente tutti i laboratori, come in questo caso di arte, vengono in relazione l'uno con l'altro. In questo caso qui ci sono tante statue, riproduzioni di statue, si lavora al disegno, si lavora alla scultura, quindi anche questa è una delle bellezze, delle meraviglie di Napoli, l'Accademia delle Belle Arti. Continuiamo il nostro tour. Come vi avevo anticipato, queste sono le mura della città antica di Napoli, è una parte delle mura che si conserva in maniera tale da poter dare testimonianza di questo antico passato di Napoli. Quello che potete notare è che si tratta per lo più di blocchi cosiddetti megalitici, perché si tratta appunto di pietre molto grandi che sono state scavate nella maggior parte dei casi proprio dai sotterranei di Napoli, dal sottosuolo di Napoli. La presenza del tufo infatti ha fatto in modo che nella parte superiore della città, quindi in superficie, si sia potuta utilizzare questa pietra in maniera tale da edificare la gran parte dei palazzi che vedete qui intorno a noi. Quindi la pietra di tufo ha sicuramente un'importanza enorme per Napoli. Oggi molta della Napoli sotterranea è per lo più proprio caratterizzata da queste miniere di tufo, cioè le parti dove veniva scavato, estratto il tufo per poter edificare palazzi. Quindi questa testimonianza è un prezioso documento dell'antichità napoletana. Come potete notare, si tratta di una linea di confine che delimitava il centro antico di Napoli. Probabilmente questi blocchi che troviamo nella parte interna, quindi nella parte intramenia, quindi delle mura di Napoli, potevano essere locali, ambienti utilizzati dalle botteghe che si trovavano lungo le mura della città. Quindi osservate questo reperto che è veramente di un'importanza enorme, vedete? Qui per esempio si riprende anche un po' la linea poi del bugnato che viene curato nel Rinascimento e che caratterizza molti palazzi delle epoche successive. Per i romani l'idea di costruire tipo bugnato era soprattutto una tecnica, per i romani ovviamente ancora prima per i greci, una tecnica per far defluire l'acqua e evitare che poi le mura potessero praticamente perdere di forza, cedere. 1, 2, 3. Nota a Napoli come la chiesa di San Pietro a Maiella. Ma chi è sto San Pietro a Maiella, a cui gli angioini hanno voluto dedicare questa chiesa che, come vedete, è in stile gotico, ok? Voi dovete sapere che c'è stato un periodo in cui Napoli è stata dominata appunto dalla casa angioina, no? Da questa dinastia che ha governato Napoli, ha regnato su Napoli a partire dalla fine del 200 e fino alla metà del 400 circa, ok? Fino a che praticamente non sono arrivati gli aragonesi a Napoli intorno al 1450, ok? Con Alfonso d'Aragona, e quindi sono cambiate le sorti del regno di Napoli. Per diversi secoli Napoli è stata angioina, e questa chiesa ha un'importanza particolare, sapete perché? Perché
avrete sentito parlare del Papa Ratzinger che a un certo punto si è dimesso e quindi non era più Papa, ha scelto di non essere più Papa e quindi ha rifiutato di continuare questa sua attività. Prima di lui l'aveva fatto soltanto un altro Papa che era proprio Pietro da Morrone, detto, cioè salito al soglio pontificio con il nome di Papa Celestino V. Quindi questa chiesa è dedicata a Papa Celestino V, il Papa del Gran Rifiuto, perché lui era vissuto da eremita sui monti della Maiella in Abruzzo e quindi era stato chiamato a un certo punto per diventare Papa. Che cosa succede? Che visto che lui amava una vita semplice, amava un rapporto spirituale con Dio che fosse un rapporto semplice, quando si è visto praticamente nel mondo diciamo della Chiesa, nel mondo diciamo del potere, circondato, essendo diventato Papa da tanti cardinali, vescovi, persone che avevano brama di potere, a un certo punto si è rifiutato di continuare questa vita e ha scelto di tornare ad essere un eremita. E gli Angioini, che avevano un legame profondo con Pietro da Morrone, con il Papa Celestino V, gli hanno voluto dedicare questa chiesa che adesso è, diciamo, oggetto di importanti restauri, però come potete vedere rappresenta una delle più importanti chiese monumentali di Napoli. Prima c'era il conservatorio, abbiamo visto lungo la strada il conservatorio di San Pietro a Maiella, che ovviamente è un'istituzione dell'Ottocento napoletano e che rappresenta uno dei più importanti conservatori della musica di tutta Italia, ed è qui proprio nel chiostro, nel convento di San Pietro a Maiella. Ora andiamo a vedere un altro importante monumento di Napoli, la chiesa di San Domenico Maggiore. Prima di raggiungere poi successivamente la pizzeria dove faremo la nostra piccola pausa, ok? È importante che continuiamo con un atteggiamento di attenzione perché questo ci consente di imparare tante cose sulle nostre radici, sulla città di Napoli. È il campanile più antico di Napoli. Come potete notare, è un campanile fatto con materiale, diciamo, di risulta, se possiamo dire così, ovvero con reperti antichi greci e romani. Si tratta di pezzi di fregi, pezzi di tombe romane. Come potete notare, c'è anche qualche colonna dell'antichità. Questo è il campanile della Pietra Santa, perché quella che vediamo qui sulla nostra destra e praticamente alla mia destra è la chiesa della Pietra Santa, la Basilica di Santa Maria della Pietra Santa. Perché della Pietra Santa? Perché in questa chiesa la tradizione vuole che si custodisse una pietra che aveva un potere taumaturgico, un potere appunto di sanificazione. Quindi in questo punto troviamo, come dire, tre pezzi importanti di Napoli: il campanile della Pietra Santa, la chiesa della Pietra Santa e questa che potete vedere qui di fronte a voi, che è la cappella del Pontano, questa qui, la cappella di Giovanni Pontano, che era un grande umanista del Cinquecento napoletano. Infatti, se potete notare, si presenta come una sorta di tempio romano, no? come una struttura classica, una struttura antica, proprio a simboleggiare la cultura dell'umanista Giovanni Pontano. All'interno c'è una memoria che riguarda la perdita della sua cara moglie, quindi è diventata nel tempo anche un po' la cappella pontaniana che conserva memorie della sua famiglia, ok? Quindi questo è un posto importantissimo. Vedete anche il campanile di San Pietro a Maiella, quindi un angolo di Napoli veramente importante. Qui siamo sul Decumano Maggiore, quindi il corso principale della città di Napoli del periodo greco, che è via dei Tribunali, ok? Poi dopo scenderemo a Spacca Napoli, che è il Decumano Inferiore, ok? Proseguiamo. Che sicuramente attrae immediatamente l'attenzione per la presenza di questi, diciamo, teschi che sono presenti qui davanti a questa chiesa. Questa
è la chiesa del Purgatorio, Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, ed è nota anche come la chiesa delle Anime Pezzentelle. Perché? Perché in questa chiesa, nei sotterranei di questa chiesa, ci sono centinaia di teschi che nella cultura napoletana sono stati adottati, questi teschi che troviamo qui sono stati adottati, questi teschi praticamente dalle famiglie napoletane, dalle persone di Napoli, perciò delle anime pezzentelle. Cioè praticamente che cosa succedeva? Che le persone prendevano uno di questi teschi e li curavano per fare in modo che poi questa anima legata a questo teschio, ricevendo le cure della famiglia, potesse fare dei miracoli positivi appunto per la famiglia di chi curava il teschio. Fra i teschi che troviamo qui ce n'è uno poi in particolare, che è il teschio di Lucia. Sarebbe una sposa, una donna morta molto giovane, che era praticamente una sposa, e qui c'è il teschio con questo velo di sposa, e molte delle donne di Napoli si sono rivolte a questo teschio in particolare, che quindi è l'anima di Lucia, per chiedere dei miracoli. Quindi un luogo ricco di fascino. Pensate che soltanto da circa 20-30 anni è stato praticamente bandito questo culto, ritenuto pagano ovviamente dalla Chiesa, e quindi è stato vietato il culto delle anime pezzentelle. Ma molte persone, ancora fino a qualche decennio fa, venivano qui in questi sotterranei per curare qualche teschio, qualche anima pezzentella che aveva bisogno delle cure dei vivi, fare miracoli ovviamente dall'aldilà, e quindi consentire a queste persone di ricevere qualcosa di positivo, ok? Quindi questa è la chiesa delle anime del Purgatorio. Siamo nella chiesa di San Lorenzo Maggiore, un luogo di grande spiritualità, sicuramente uno degli esempi più importanti dello stile gotico francese presente qui a Napoli. Si tratta di una chiesa realizzata durante il 300, quindi durante il periodo angioino. Possiamo ammirare alcuni frammenti di affreschi che un tempo ricoprivano tutta la cattedrale, ricoprivano tutta la chiesa, questa enorme chiesa, come vedete, diciamo caratterizzata da queste pareti altissime, e tutta la chiesa, tutte le pareti erano, come si dice, istoriate, e cioè erano affrescate con questi dipinti che rappresentano scene del Vangelo, dell'Antico Testamento, e quindi di episodi legati alla vita dei santi. In particolare questa è una chiesa dedicata a San Lorenzo Maggiore, e quindi è realizzata al di sopra di una area che un tempo doveva ospitare la presenza di una villa romana. Infatti in questa parte, oggi protetta da questi vetri, vediamo dei mosaici di questa antica villa romana, che sono chiaramente di fattura assai pregevole, quindi la particolarità di avere tante piccole tessere che vanno a realizzare appunto un mosaico, una sorta di dipinto a terra che era la pavimentazione di questa antica villa. Tante sono le bellezze che vediamo qui intorno a noi. Di grande interesse anche questa sequenza euritmica di archi che vanno a formare le numerose cappelle laterali in questo ambiente che attualmente si presenta a navata unica centrale, con un abside particolarmente, diciamo, bello anche per questo
deambulatorio che abbiamo dietro l'altare, che è caratterizzato da una serie di cappelle a raggira che quindi costituiscono un prezioso, come dire, documento dell'architettura gotica francese a Napoli, perché il più delle volte parliamo proprio di maestranze francesi che hanno operato qui a Napoli durante il periodo del 300 e del 400, periodo in cui hanno regnato gli Angioini qui a Napoli. Bellissimo questo altare, la composizione di queste tre statue, tre santi che in qualche modo rappresentano proprio, come dire, la sacralità della chiesa, e quindi sono tre figure rappresentative proprio delle dedicazioni anche di questa chiesa. Ricordiamo che è una chiesa dedicata a San Lorenzo Maggiore. Allora ragazzi, come potete notare, anche questa rappresenta una delle meraviglie di Napoli, una chiesa bellissima, quella di San Gregorio Armeno. Qui alla mia sinistra è presente la cappella dedicata a Santa Patrizia, che è una santa molto amata dai napoletani, soprattutto dalle donne che cercano la maternità. È un po' la protettrice, se possiamo dire così, delle partorienti. Quindi molte donne di Napoli si recano in questa chiesa per portare la loro devozione a questa santa. Il complesso monastico di San Gregorio Armeno è uno dei più grandi di Napoli, e prima siamo passati vicino al convento, al chiostro, che è veramente di enormi dimensioni. Qui di fronte a me, se potete girare la testa e guardare verso l'alto, lì è presente il coro della chiesa. Come vedete, anche qui è presente la protezione della vista della clausura, perché ovviamente nasce come un convento, anche questo di clausura, legato agli Armeni, perché questa chiesa, questo complesso monastico, è stato fondato proprio per ospitare una comunità di monaci provenienti dall'Armenia, dove praticamente vi era stata una sorta di persecuzione contro i cristiani, e che aveva portato poi alcuni di questi monaci a conservare la loro spiritualità, il loro culto, e di portarlo quasi, come dire, come a proteggerlo qui in Italia. Ci sono testimonianze importanti della presenza degli Armeni a Napoli, e una molto importante è presente anche a Venezia. Sicuramente una delle più importanti, diciamo, delle testimonianze della cultura armena presente, diciamo, nel mondo, l'abbiamo proprio qui in Italia, e in particolare qui a Napoli. Come potete vedere, questa si tratta di una chiesa barocca. Il soffitto a cassettoni, come vedete, è caratterizzato dalla presenza di numerosi dipinti che abbelliscono ancora di più questo vero e proprio gioiello. Mi piace l'idea che voi possiate in qualche maniera contemplare questa bellezza, apprezzarne il valore, perché come potete vedere Napoli è veramente una sorta di museo a cielo aperto, per cui ad ogni passo, prima abbiamo lasciato San Lorenzo Maggiore, ora siamo qui nella chiesa di San Gregorio Armeno, e quindi vedete che è tutta una sequenza di bellezze. Quindi vi invito semplicemente a prenderne coscienza, eventualmente a tornare in questi luoghi e poterli, come dire, apprezzare, ammirare ancora di più. Ok? La scuola deve fare anche questo, deve trasmettere un senso di amore per l'arte e per la bellezza. Siamo qui nel cuore di San Gregorio Armeno, in una delle botteghe più importanti di Napoli, sicuramente una delle più vecchie, la bottega presepiale Capuano. Capuano. Lei che cosa ci può dire di questa tradizione?
Questa è una grande tradizione, nel senso che poi in effetti non è venuto nemmeno da mio padre, è venuto da mamma, sì. Col nonno, che mi ricorda che quando ero io piccolino, non so, 8, 9, 10 anni, si vendeva all'angolo con un banchetto i San Gennaro. Quando veniva San Gennaro si facevano i San Gennaro e si vendevano i San Gennaro. Allora, questa tradizione, siamo dal 1840 riguardo a questa tradizione, siamo la terza discendenza, noi Capuano. Io qua ho messo la data di mia mamma, la data di nascita, sulla data di nascita, però dal 1840 anche nel palazzo mio fratello facciamo questa attività dei presepi. Abbiamo fatto presepi molto, molto importanti, a Padre Pio, a San Giovanni Rotondo, a Pietro d'Alcina, ma presepi da 100 metri, 80 metri, non... E poi abbiamo avuto personalità molto importanti, anche Edoardo, che venne il figlio qua, che poi è finito anche il figlio, Edoardo che mi venne a ordinare il presepe, che lui faceva la commedia al San Ferdinando, e io gli feci il presepe, smontabile, che poi Edoardo nella scena lo cambiava e lo montava. No, abbiamo fatto veramente dei presepi eccezionali, anche a Juan Carlos di fronte, hanno fatto l'attuale re di Spagna, Juan Carlos di Spagna. Hanno fatto dei presepi, delle case, ma molto 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 importanti, molto importanti. Ecco, siamo abbastanza conosciuti come artigiani. Oggi sapete benissimo che nella zona si sta mischiando un po' la situazione, non sono più quei vecchi artigiani che lavoravano, più ci stanno chi compra, chi fitta un negozio. Leve, per esempio, non so, il salumiere ha messo i pastori, però roba cinese, roba eccetera, certo. E stanno rovinando un pochettino la zona. Quindi un segnale importante che indirizziamo anche alle istituzioni di proteggere e difendere l'arte presepiale napoletana. Io volevo fare una domanda in particolare. Spesso mi capita di osservare la fattura dei pastori, vedere la realizzazione dei presepi e capisco di trovarmi di fronte ad un'arte che a volte viene considerata un'arte minore, mentre invece potrebbe lei stesso essere paragonato ad un Michelangelo, ad un Leonardo, perché effettivamente questa è un'arte di grande pregio. Se voi guardate solo i soldi non si fa niente, qua bisogna avere molta fantasia e poi non guardare i soldi, dopo ci mettiamo il prezzo, perché quando piace prima a me come artigiano che ho costruito, gli faccio il prezzo, hai capito? Ma stanno persone fuori alla strada, fanno i prestori, i presepi, non si può dire niente di questa situazione. Non è un'arte, ma diventa un mestiere, un affarismo che non ha niente a che fare con l'arte presepiale. Ecco, ma attualmente voi sapete benissimo, i vecchi artigiani finiscono tutto e si toglie tutto di mezzo. Sì. Come per esempio, non so, Venezia aveva le sue maschere, le sue cose, sì. Sono subentrati i cinesi e che hanno combinato, hanno fatto le maschere eccetera e hanno quasi distrutto il vero mercato artistico artigianale di Venezia, questa è la storia. Grazie, la ringrazio, perché lei mi diceva che aveva, diciamo, oggi un po' di stanchezza, però ci ha concesso comunque un'intervista. Grazie. 5 interventi, ma quei pesanti, cuore, polmone, però è ancora qui. Mi stanno facendo nuovo. È ancora qui e lo sarà per tanto tempo. Grazie a lei, grazie a lei. Allora ragazzi, vi volevo solo far notare una cosa, qui passando dinanzi a questo portone uno potrebbe trascurare che all'interno di questo portone chiuso si ritrova praticamente la facciata di una delle chiese più importanti di Napoli. Questa chiesa è stata realizzata nel 300 ed è dedicata a San Domenico, la chiesa è
San Domenico Maggiore. Prima vi era un'altra chiesa al posto di questa, solo che era invertita. L'abside era da questo lato, la facciata era dall'altro lato. Invece, quando nel 300, ancora una volta gli Angioini, Carlo II d'Angiò, volle praticamente la realizzazione di questa chiesa che è un po', come dire, la summa, no, della cultura domenicana a Napoli, praticamente volle realizzarla con la facciata da quest'altro lato. Per cui in piazza San Domenico non troviamo la facciata, ma troviamo praticamente l'abside. Questa in stile gotico, potete notare praticamente che si tratta di un'opera particolarmente diciamo monumentale. Vedete questo slancio in alto che ritroveremo anche all'interno. All'interno di questa importante basilica troveremo una serie di cappelle che conservano ancora affreschi medievali che, pensate un po', risalgono al periodo di Giotto, per cui ci sono praticamente numerosi autori che, come dire, vengono un po' da quella scuola legata a Cimabue e quindi alla figura proprio di Giotto. All'interno troveremo quindi degli affreschi di Pietro Cavallini e quindi di altri importanti autori di questo periodo. Inoltre c'è la Cappella del Crocifisso, dove San Tommaso d'Aquino, praticamente il padre della scolastica, quindi uno dei più importanti filosofi del Medioevo, lì vide questo Cristo piangente, vide che praticamente a un certo punto uscivano le lacrime a questo crocifisso che adesso andiamo a vedere. Per la verità quello che troveremo qui è una copia, perfettamente uguale a quella originale, ma è una copia e quindi una chiesa che vale la pena vedere. Qui a destra c'è l'ingresso a due dei chiostri che ancora si conservano. Per la verità, il complesso conservava tre chiostri, uno dei quali praticamente è andato perduto perché hanno realizzato altre cose, praticamente ha subito delle trasformazioni. Di sicuro questo è uno dei complessi monumentali tra i più grandi d'Europa, perché questa è la basilica, adesso vedrete un attimo quanto è grande. Poi dopo, se entriamo qui a destra a vedere la parte conventuale, vi posso garantire che è una struttura gigantesca. Io l'ho attraversata anche nelle stanze, ho visto la sala del capitolo, ho visto un po', diciamo così, tutti gli interni anche della struttura conventuale ed è veramente enorme, una vera e propria città. Adesso andiamo a vedere questa chiesa. Se vi ha sorpreso la dimensione di San Lorenzo Maggiore, questa qui è ancora più grande. Andiamola a vedere. Staccami. Quando nascete lì in Betlemme, erano te pareva mie signorne, mai la stella lustra bella.